Parleremo di nuovo di una pecorella smarrita, ne ho già parlato nei miei video. Si chiama Laura, lei è un po' smarritella purtroppo, e mi ha costretto a perdere un po' di tempo perché mi parlava di una certa suora Faustina. Fausto? No, ma forse era Fausto, perché adesso farò vedere. Ma comunque se non è quello importante. Io vedo l'adottare dell'uomo di una certa filosofia di vita come un computer adotta un sistema operativo e diciamo che se quell'uomo si trova bene, uomo slash donna, si trova bene con quel sistema operativo, beh. Se non si trova stretto in quel sistema operativo, beh, beh, continui. Forse è arrivato, diciamo, no, non è arrivato, nel senso che è arrivato a quello che. Se tu, Laurella, la mia cara e dolce pecorella, ti trovi bene con queste storielle. Sei arrivata, ti trovi bene con questa roba? Va bene così, ma io sto su un altro livello rispetto a te, pecorella mia. Io sono già caduto in queste trapporelle, pecorella. E ho visto con i miei occhi, con i miei occhi. Guarda. Sinceramente, facendo i cammini, che ho fatto i cammini, camminando così per scappare dal mondo, ho fatto dei cammini dove non pagavo niente per dormire perché mi affidavo spesso a chiese, conventi, e spesso mi è capitato dove ho dormito da suore e ti posso garantire che, eccetto un 30%, chiese, conventi, santuari, come si dice, conventi, quello che sono sempre stronzi. E calcolo che io andavo in posti veramente sperduti in mezzo alla montagna, e quindi mi vedevano che c'avevo proprio lo zaino di uno che camminava, una persona semplice, vestita così in modo semplice. Non era uno dei soliti camminatori, no? Che fa il cammino di Santiago, come si chiama. E spesso non mi davano una mano, mi lasciavano lì nel vento, nella pioggia e io non c'avevo un posto dove dormire. E poi il più delle volte era il privato, cioè la gente semplice lì del paese che mi trovava un posto, a volte anche nella loro casa. E le suore non mi aiutavano. Come ho detto, un 30% sì, mi ha aiutato. Ma tu direi, ma c'hanno gli ordini. Ma sì, quello che te pare a te, però, insomma. Io non è che chiedevo un letto e un pasto e tutto, io chiedevo semplicemente un angolino dove appoggiare il mio saccappello per non morire di freddo. Giusto per passare la notte, perché poi il giorno dopo sarei ripartito. E questa è la mia esperienza, proprio vedendo queste persone. Per me mettere un gruppo di persone così come soldati è un lavaggio di cervello. Queste sono persone che non vogliono usare la propria testa e sono facilmente manipolabili da chi gli poi gli fa scrivere questi libri così, no? Perché quando tu entri in un convento, Laura, tu comunque. Sai quante di queste suore ci sono state che hanno scritto diari e cose del genere? Ma sai quante hanno scritto diari con cose che non erano accettabili dalla chiesa, diciamo, da chi organizzava questi soldati là in una. Per non parlare delle porcherie poi che fanno, perché. Beh, comunque sì, ognuno vuole vedere il mondo come bellissimo. E voglio dire, chi comanda questi qua? Cioè, è come se loro sanno che. Ah, se racconto questo tipo di storielle sono accettabili. Poi ovviamente queste storie vengono prese
a volte secondo me anche inventate totalmente, e si passa per santo un qualcosa, un qualcuno che... E comunque adesso vediamo questa santità di queste persone, no? Allora partiamo prima di tutto da questa cosa qua della Bibbia, Matteo 24:24. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, tanto da indurre, sto registrando, se fosse possibile, anche gli eletti. Tanto da sedurre, scusa. Anche, insomma, tante persone diranno che sono buono, ovviamente. Allora, andiamo... che volevo dire? Stavo per dire una cosa, mi è sfuggita, tanto non scappa niente qua. Ah, ecco che volevo dire, lo scroll in title, ecco, sempre all'opposto perché è riflessa l'immagine mia, per far sembrare che guardo dalla parte dello schermo, e più o meno quel verso dice questo qua, quello che c'è scritto qua, però in inglese, però un altro passaggio della Bibbia. Allora, Laura dice... Ma Marcel, tu sei un po' troppo estremista con le tue idee. Non si può dire che tutto ha fatto schifo, che è stato tutto sbagliato, altrimenti Dio lo avrebbe impedito in qualche modo. Non si può buttare l'acqua sporca con il bambino. Non si può dire occhio a Suor Faustina, come ha detto qualcuno, perché è come se si dicesse occhio a chi segue ed ama Gesù. Perché associo queste due cose? Il problema non sono i mistici, ma l'uso che se ne fanno. Alcuni comunque sono tutti falsi profeti. E comunque non sono tutti falsi profeti. Suor Faustina, tu lo sai perché sei stata lì con lei, ci credi? Anche se fosse vissuta qua nei nostri tempi, Suor Faustina, e ti dicesse, ah, io ho visto questo, come quell'altra là mi dice a me, sono stata sbattuta dai demoni, da questo. Ma che cazzo dici? Annaggia a voi. Suor Faustina, Fausto ha vissuto una breve vita fatta di umiltà, di rinunce e di grandi sofferenze, proprio come i primi cristiani e come i veri cristiani e santi di tutti i tempi. E ciò che spesso tutti dimentichiamo è che conta il contenuto, non solo la forma. Contano le parole e le azioni, non solo il contesto. Comunque, non voglio convincere nessuno, dico solo che Dio è troppo grande e troppo creativo per poterlo facilmente mettere nella nostra piccola mente. Ma a quel punto, anche Faustino non è divina, anche lei ha una piccola mente, cioè perché a lei credi, non dico a me, ma agli altri, no? È per affermare che abbiamo capito tutto. Questo mi ha detto, ok, andiamo a spulciare questa cosa. E lei mi ha fatto vedere un video che io all'inizio ho detto, appena ho aperto il link che lei mi ha dato, guarda questo video che parla di Suor Faustina. Ho aperto il link, ho visto TV 2000, si vede qua TV 2000, no? TV. The revolution will not be televised. La rivoluzione non passerà mai per la televisione. Non che io credo nella rivoluzione, però. Perché le rivoluzioni sono comunque manipolate dall'alto, quindi non si va da nessuna parte. Ma comunque sia, televisione. Io e te non avremo mai una televisione con le nostre idee, per dire. Mai. Nessuno ti darà il libero. Voce così, libertà di pensiero, quello che ti pare a te. Non esiste. Quindi la TV ce l'hanno in mano i mostri. E qui vediamo in questa TV, in questa troupe televisiva di TV 2000 che va in Polonia, perché questa Fausto era questa mistica che vedeva Dio così, poi andremo a vedere così. E ovviamente ci fanno un sacco di soldi, e questa qua sarà una pittrice, qualcuno che vendeva queste immagini di questo Cristo come l'ha visto questa Fausta, e ovviamente c'è un giro di soldi, no? Perché i cristiani sono finti cristiani alla fine, no? Ho visto con i miei occhi che porci che sono, insomma, cattolici, diciamo, no? Che stanno lì, pensano alle immagini, alle cose, quando nella Bibbia c'è scritto chiaramente che non devi usare immagini, insomma, e c'era un senso perché diceva la Bibbia non usare immagini, no? C'è un senso perché poi da quelle immagini loro
con la loro immagine, con le loro immagini, ti prenderanno in giro, ti faranno fare quello che vogliono loro, cioè chi controlla la chiesa, diciamo. Ti prendono i soldi, ti fanno credere che loro sono in contatto con Dio. Storie, è questo video. All'inizio io ho detto no, io non posso vedere questo video, ho detto. Appena ho visto TV 2000 ho spento subito, ho detto. Poi adesso l'ho riaperto perché ho detto dai, facciamo. E sono andato a leggere anche il suo libro di Fausto, ok? Sì, lo dico apposta Fausto perché ha preso per il culo, dai. E vediamo la giacca senza cravatta ancora, però TV 2000, insomma. Sto panzone qua, andato lì, insomma, dove tu non hai il fiato sul collo, diciamo, e l'odio della gente, come diceva Gesù, diciamo, quando è venuto qua, stai sicuro che non stai sulla verità, sulla buona strada, diciamo, sulla strada della verità, diciamo. Perché quando stai sulla strada della verità, la gente ti comincia ad attaccare. E questo qua, diciamo, chi lo attacca questo? È un video così controverso questo? Non credo proprio. Uno cicciottello con la panzetta, si è andato a fare un viaggio in Polonia e magari è andato pure a Mignotte mentre stava là. Don't tell me it doesn't happen, it happens. Voi state lì a sognare ancora. Io guardo poche cose e vedo chi sono questi. Mannamo, cazzo. E qua ti fanno vedere. Guarda come Faustina ha vissuto in questa camera così semplice e spartana. Ovviamente queste camere di questi eroi sono sempre spartane, semplici. E io vedo la ricchezza nelle loro facce. La vedo proprio questa camicia da 2000 euro. Se la vedo proprio. E questi marmi dietro come sottofondo. Neggi, neggi. E qui vanno da altri mangiatori di soldi, di polli che vanno lì a dargli i soldi e così, guarda i marmi qua. Se ti trovi in tanta ricchezza, così, Gesù non è stato in posti così, eh. Gesù è stato tra la gente semplice. Ma se voi non vedete la tutta questa ricchezza qua, tutti questi marmi. Si vede che ci state bene in questa quella menzogna. Stacci, stacci con sigita malsaulascaite. Oh man, maslaukskaite, sigita. What the fuck are you? E qui abbiamo un'altra persona molto in salute e molto così. The sun is going down soon. Sta per andarsene il sole. E qui abbiamo un altro esperto polacco che con le sue pos con la posizione così, diciamo. Ecco, potete anche prendere la mia schermata che faccio così. Ecco, Marcella anche era uno di loro, no? E che ci parla di Suor Faustina, diciamo, in modo molto carino. Diciamo. E io sempre vedo tanta ricchezza nei loro vestiti, nelle loro facce rilassate, ricche. Ecco, io vedo tante panze piene, così, pienotte. E queste facce, proprio, cicciottelle, così. Che già dovrebbero dire qualcosa, diciamo, anche a te, Pecorella Laurella. Diciamo, no? Cos'è questa roba qua? Cos'è questa roba qua? Ecco, sempre il signor a girare in case ricche. E questa è la nostra Faustina, che è morta a 33 anni. Come Gesù, capito, fidati, c'era qualcosa qua dietro, eh? Ma il 33 è anche, insomma, in massoneria è un numero un po', a number quite significant. Let me go ahead and raise the thing here, because the sun is going down. Il sole sta tramontando, sta diventando buio, e quindi devo alzare.
E loro dicono: e guardate, questa immagine che ha visto, e poi ha riprodotto, perché Gesù a quanto pare ha detto a questa Faustina: ecco, ti sono apparso, però guarda, mi devi fare una foto. Siccome non c'era una foto nel 1905, gli ha detto: devi dipingermi esattamente come mi hai visto, ok? E lei, dopo grandi sforzi, ha chiamato un pittore e sono riusciti a fare questa immagine qua. Ah, che bella immagine! Idolatria. Gesù ha detto chiaramente, insomma, che la Bibbia c'è scritto chiaramente. Poi, se non vogliamo nemmeno credere alla Bibbia, buonanotte. E loro dicono, mettono a confronto la sindone, sindone, e combaciano perfettamente. E quindi sicuramente non stava mentendo Faustina. Ma io, sovrapponendo a questa immagine il compasso, mi sembra chiaramente qualcosa di molto sospetto, diciamo, perché quel raggio di luce è esattamente, cioè nell'immagine, questa è l'immagine originale che ha fatto quel pittore su indicazione di Faustina, e questo raggio, come facevo vedere, diciamo, è di questa angolatura qua. Questa angolatura ha un significato, diciamo. E poi anche questi colori hanno un significato che dopo vedremo, ma io semplicemente mettendo il compasso che è di 60 gradi, mi dicono dalla regia, l'apertura del compasso della massoneria combacia perfettamente. Questo è il Gesù di loro, dei mostriciattoli in alto, non è il nostro Gesù. Gesù dovrebbe essere nel tuo cuore, Pecorella. Le cose materiali, visibili, lasciamole ai zombie, diciamo. E questo è il suo libro che io sto leggendo in questo momento. Può darsi pure che lo finisco. L'ho iniziato, non l'ho finito, ovviamente, perché era già talmente chiaro tutto, insomma. Però, e adesso farò vedere alcuni passaggi. Però già nel libro, vediamo la copertina, vediamo una terra rotonda, con Faustina davanti a Gesù. Uno, primo piano Faustina, poi dopo viene Gesù, sta dietro. Tu dici che ha significato? Sì, ha significato anche quello. Qui adesso vediamo il Papa che è nato nello stesso posto, e insomma la loro storia si collega con con il Papa, diciamo. Ecco, qui vediamo, insomma, la tomba. No. E qui adesso vediamo la tomba di Faustina, che è fatta così. Ora, i raggi possono essere benissimo essere rappresentati come un fascio così, diciamo, di luce. Tu, quando vedi la luce, diciamo, non vedi le linee, no? Cioè, se qualcuno accende una torcia, diciamo, tu vedi una specie di cono bianco, no? E questi fasci di luce, anche come si vedono nel libro, diciamo, dove sta nell'immagine, quella originale. È un fascio, non ci sono linee qua, no? Ora, perché nella sua tomba di Suor Faustina hanno rappresentato con tre linee queste due fasce? Ma io qua ci vedo un 3 qua, delle tre linee qua, e un 3 qua. E questa M qua mi ricorda tanto Gmail qua, insomma, i nostri amici che ci controllano, diciamo. Ma ovviamente, ma io ti posso garantire che sì, il numero delle quante devono essere? Devono essere tre. E dall'altra parte, sì, devono essere tre anche dall'altra parte. E qui ci sono le rose, poi. Tre rose da una parte. E tre. Vabbè, non sono tre. Sono quattro, insomma. Comunque, sì, insomma, io vedo tanta ricchezza qua. Anche se non fosse quella l'intenzione, però. Secondo me lo era, però comunque. E questa è la tomba. Tanto marmo, tanti fiori, tanta ricchezza. E viene soprattutto promosso dal Papa, diciamo. Questo papa qua, diciamo, no? Viene promossa lei, è stata anche santificata. Ora vediamo che questa sua immagine, perché il significato dei colori di queste fasce di luce che lei apparentemente vide con l'apparizione di Gesù. Ah, questo Gesù non appare mai a noi povere pecore, ma solo a questi esperti, mannaggia.
Ma gli esperti ti dicono, ma non è successo con l'esperto, lo fanno sempre passare come è successo a una persona semplice, però noi l'abbiamo promossa questa storia, come ovviamente le apparizioni mariane un po' ovunque, che sangue, che stigmati. E queste fasce di luce sono rosse e bianche, però spesso io le vedo rappresentare in rosso e blu. Il significato esoterico, cioè per le pecore, per la gente, per l'esterno, per quelli non addetti ai lavori, sarebbe il sangue di Gesù e l'acqua, e il bianco sarebbe tipo lo Spirito Santo, diciamo, qualcosa di così, diciamo, sì, qualcosa del genere, giustificando questo. Qui intanto un'altra croce. IHS, i gesuiti e poi anche i templari, no? Perché ci sono 8 raggi, no? 8 raggi, quelli più lunghi, e poi c'è un altro 8 con altri raggi un po' più corti, cicciottelli bianchi. Ok? 8, questo 8, stella 8 punte, ha un significato lontano, pecorella. E quindi questi raggi danno un significato così apparente che scrivono su Wikipedia ai dementi. Ah, ma questo è il sangue di Gesù e quest'altro è lo Spirito Santo. Ma spesso io vedevo che questi raggi venivano rappresentati in rosso e blu. E mi ricordo che c'era anche un video su YouTube dove io chiedo chiaramente a una persona che stava lì in questa chiesa: scusi signora, ma perché io vedo sempre questo rosso e questo blu in queste immagini dei vostri santi, qua della Madonna soprattutto? E lei da ignorante mi ha detto, ma questi erano i colori dall'oltre, andavano allora, si usavano. Ok, grazie, sì, ma io lo sapevo già la risposta, signora, ma volevo semplicemente far vedere in video quanto sei ignorante, perché effettivamente se voi andate a vedere queste immagini della Madonna, è spesso dipinta in rosso e blu. Questo rosso e questo blu hanno un significato. Il rosso e il blu è anche questo, il nemico cattivo che ti apriano a avere il culo. Sono tante bandiere rosso-blu perché c'è un significato. Le pecore in America sono divise tra democratici e repubblicani, che sono i colori sono rosso-blu. Poi ci sono questi altri loghi qua, rosso-blu, diciamo molto significativi. La polizia, rosso-blu. Rosso-blu, Obama, rosso-blu. Poi dall'unione del rosso e del blu, come un po' dall'unione degli opposti, diciamo, rosso al maschio, blu e femmina, l'acqua, il fuoco maschio, uomo. Siccome loro pensano che il primo uomo era androgeno, cioè sia maschio che femmina, per loro l'unione, diciamo che per l'unione sarebbe questo. Anche il Matrix offriva rosso e blu, però ricordiamoci che rosso e blu stanno nella stessa mano, cioè chi ti vende queste apparente diversità è sempre la stessa persona. Insomma. E Prince qua, Purple, perché dall'unione del rosso e del blu c'è il porporato, diciamo, no? I preti. C'è un significato tutto questo, pecorella. Questo è Satana in persona, Aleister Crowley. Crawling like a cockroach. Qui vediamo un po' Compass Square, la stella a 6 punte. E comunque questa qua sarebbe l'unione tra il blu e il rosso, cioè questo qua, no? È un po' come loro si sentono maestri nell'unire il bianco e il nero, no? Le due forze dell'universo, dell'uomo, insomma, il bianco e il nero, no? Dei scacchi. Eccetera, eccetera. Io vedo che sta diventando sempre più buio, sempre più difficile far vedere questa bellissima faccia. Quindi, porpora, quindi dall'unione del blu e del rosso abbiamo la poop! Guarda queste belle facce qua. E questi sono i santi. Mamma mia. Ma come si fa a non vomitare? Come si fa? Oh, porpora anche questi altri fratelli qua. Amazing. E Fausto, questa è una foto non così
come si dice, tipo abbellita, no? Per vendere di più alla pecora nei libri, nelle immagini di Surfostino. Questo a me mi sembra Fausto, questo, non vorrei di niente, insomma. Se noi mettiamo, perché lei viene considerata un mistico, cioè qualcuno che ha un'esperienza mistica, dove vedono apparizioni di qua, apparizioni di là, insomma, che tu non puoi mai provare, insomma, però. E vediamo, questa è una lista che è infinita di mistici che ovviamente hanno avuto questa apparizione. E io ho cliccato così a caso su uno, e come vediamo qui, qui c'è anche la nostra Faustina, in K qua. Sto scherzando, dai. E qui in inglese, perché ho trovato la pagina in inglese, però comunque dice, una di queste mistiche, guarda, hanno anche esperienze così, che si trasformano anche in erotiche, queste esperienze, perché proprio addirittura che prende il pene di Gesù in bocca. Leggete, se sapete l'inglese, sta tutto qua, stanno a pia per culo, perché dice, lei dice, questa, come si chiama, c'è un nome che adesso uscirà fuori, però una di queste altre così colleghe di Faustina, che è vissuta nel 1300, questa qua diceva che ha assaggiato nella sua bocca il prepuzio di Gesù. Prepuzio, diciamo, è quello che si toglie dal pene durante la circoscrizione. Come si dice? Circoincisione? No. Circoinciso, sì. Io con l'inglese faccio un po'. Allora, e lei, prendendo in bocca, cioè gli è apparso Gesù, gli è sembrato di aver preso in bocca il pene di Gesù, e dice che era molto dolce nella sua lingua il prepuzio di Gesù. Sa un po' di uovo, diciamo, che poi ho inghiottito, diventa porno con il tempo. E questa dolcezza di nuovo, e ho sentito questa dolcezza di nuovo e l'ho ringhiottito un'altra volta. Lei era tentata a toccarlo con il proprio dito. With her finger, touched with her finger. Voleva toccarlo, insomma, voleva a Gesù, diciamo, voleva anche così, nel suo. E questi vengono santificati, questa gente, santificati, beatificati e canonizzati, quello che ti pare a te, dai papa, da poops. Visitation from Jesus himself caused an orgastic reaction. Ogni volta che Gesù la visitava, questa, lei aveva l'orgasmo, sentiva questo eccitamento nel proprio petto. Tutto voglioso questo petto di questa. Lei si chiamava Blambekin, Becca Morto, diciamo. Every time that God visited her, ogni volta sentivo questo eccitamento quando Dio lo visitava. Non è l'unica che ha avuto queste cose così erotiche, queste apparizioni accompagnate da questa. Non è stata l'unica di questi mistici. Invece per sexual life, ok. Ma dovrebbe far riflettere tutto questo. E se tu vai in tutti questi mistici, diciamo, quello che vedi è che loro hanno questo stato di estasi, le loro profezie diventano vere. Secondo chi, poi, secondo la Chiesa, ovviamente. Le stigmati. Vediamo di alzare un altro po'. Beh, la luce qua se n'è andata. Sta diventando buio qui, oh, se non accendo la luce. As always, gotta be quick. Visioni nella notte, il Dio gli appare, sono tutte queste minchiate, diciamo. E adesso entriamo nel libro che stavo leggendo. Guarda, nel libro Faustina dice, a un certo punto non mi vedrete più perché diventerà tutto buio. Io non me vado ad accendere la luce. E Gesù mi disse: dipingi un'immagine veloce, come ho detto prima, cioè io ti vorrei indicare la Bibbia, diciamo, come
Così capisci che è orrore questo. Gesù dice l'opposto, diciamo. Dio disse l'opposto, di non usare immagini e cose del genere, perché siccome siete come dei coglioni, vedrete queste immagini e quei marmi come ho fatto vedere prima, e poi ci cascherete e andrete da questi che invece di portarvi da Gesù vi porteranno dalla situazione dove siamo adesso, diciamo, dove siete tutti mosci, non ci avete le palle, con Gesù non ci avete niente a che fare, state lì con la mascherina in questa chiesa, che ve devo dire? According to the pattern, sì. Quindi fallo questa immagine così come mi vedi, disse Gesù a lei. Veramente orribile, orrore puro, diciamo. Ovviamente, quindi capiamo questa cosa che è importante. In questi diari di questi mistici viene promossa la Chiesa, cioè che tu sei un povero coglione e se vuoi essere messo in contatto con Gesù, chiama l'operatore, cioè il prete. Voglio che questa immagine, disse Gesù, mi fido di te, voglio che questa immagine sia to be solemnly blessed the first time, cioè voglio che la gente si preghi davanti a questa immagine. E dove si trova questa immagine? In una chiesa. Te stanno a pià per culo, Laura? Capisci, Laura, che usano queste esperienze mistiche, ti fanno vedere la camera, le semplici di Faustina, eccetera, eccetera, perché la stanno usando, perché ti stanno dicendo che tu devi pregare nella chiesa, altrimenti non sei una vera cristiana. Questa immagine che è apparsa a Faustina si trova in una chiesa e Gesù apparentemente ha detto che deve essere domenica. Ho già parlato della domenica che non è, diciamo, il settimo giorno. Dio si riposò e invece loro, siccome Sunday è Sun, the sole, l'illuminazione, Lucifero, no? Voi andate a messa la domenica che è veramente Feast of Mercy, Feast of the Beast, no? Vabbè, questo in inglese, comunque. Qui vediamo quest'altro passaggio qua. Thus the two rays signify the holy sacraments. Quindi Gesù apparentemente gli disse che questi due raggi, luce, attenzione, c'è un significato, significano i sacri sacramenti. Che come cazzo si traduce? Cioè, sacramenti, cioè che si li fa in chiesa. Ok? Tutto quel procedimento dove vai dal prete e ti dà l'ostia e cazzi vari. Ecco cos'è il significato di quell'immagine. Cioè, è come se Gesù sta dicendo vai in chiesa, vai dai preti, altrimenti non vieni in contatto con me. Capito? È un continuo questo. Ecco, quindi abbiamo anche a symbol of his water as well as a new covenant. With man, the blood of Christ. Quindi l'acqua, il biblical symbol is water. Holy Spirit. Quindi ho detto bene, il bianco aveva il significato dello Spirito Santo. No, io ho detto Spirito Santo. Sì, ho detto Spirito Santo, giusto. Però, come ho fatto vedere, questo bianco veniva in molte immagini rappresentato come blu, e il blu, insomma, è molto gli opposti. Anche quando fanno vedere, no? Acqua calda e l'opposto è acqua fredda, lo fanno blu e rosso, no? Per esempio, i vestiti delle bambine sono rosa e i maschi sono blu, diciamo. Gli opposti, no? E loro vogliono unire questi opposti. Per quello c'è il porpora, no? Di nuovo. E quindi, altro passaggio nel libro. Dice, From the idea of creation of man, the image of God, nations included that God himself. Ah, vabbè, questo è fuori contesto, queste immagini qua, però ecco, qui c'è la prova di quello che ti dicevo, che questi due aspetti, questi due opposti, no? Perché con quell'immagine c'è appunto fuoco, il rosso, e water, l'acqua. E c'è il significato è molto massonico, diciamo, fire and water. Adesso ci ritorniamo a quello.
Comunque qui un altro pezzo del libro dice, questo perché ho fatto la schermata del telefono, l'ho letto sul telefono, ho scaricato il PDF, stavo leggendo sul telefono. Gesù also disse, dovete ricordarvi che per, insomma, raggiungere me dovete pregare. Work significa un po' come Caino e Abele, no? Caino lavorava e voleva così far vedere a Dio, no? Guarda che ho fatto. Ma non mi interessano i tuoi. A me mi interessa più Abele perché crede in me, non per quello che fa, insomma, no, perché tu mi offri più cose, mi fai vedere, insomma, che sei più. Che apparentemente sei più fedele a me. Io non mi interessi tu. Perché era molto importante questa cosa qua, no? La Bibbia, no? Che faith invece di, cioè fede prima de, cioè io credo in Dio nel mio cuore. Poi, perché works significa andare in chiesa, fare finta, fare tutte quelle preghiere e cose per far vedere quanto sei pulito, quanto sei no? Holy, come si dice, santo, no? Dio va oltre quelle minchiate. Works è la filosofia della Chiesa cattolica. Insomma, in realtà tu dovresti avere nel cuore Gesù, non far vedere, no? Come facevano vedere quei clown là da Eliseo? Queste preghiere in pubblico. Ma che vuoi? Dio ti vede il cuore come sei. Non fare il clown. Quindi è attraverso questa immagine, dice qua, che io garantirò le mie grazie alle anime. Questa è pura propaganda cattolica, no? Cioè dare potere ai mostri, che tu poi andrai lì e gli darai le offerte, i soldi a questi e gli renderai potenti. Quindi questi libri sono pura propaganda per attirarti nella loro chiesa, no? Quindi sveglia. È uno dopo l'altra. Guarda che dice qua. Ecco. Having gone to holy confession and worthily receive holy communion, Jesus explained, no soul will be justified until it turns with confidence to my mercy. And with this, and this is why the first Sunday after Easter to be the feast of mercy, mercy. And the day priests started to tell everybody. So, quindi Gesù disse che i preti devono dire a tutti la mia misericordia. Quindi i preti, quindi Gesù che dice che i preti devono essere quelli che devono dire alla gente, devono insegnare alla gente la mia misericordia. Cioè, capite che è pura propaganda, pecorella, sveglia. Gesù disse che de devi seguire i preti cattolici, che loro ti diranno la verità con la mia immagine. Cioè, proprio è orrore puro. E qui sono passato a un altro programma che mi permetteva di selezionare in modo più figo, e quindi cambio un po' la grafica. Ah, the Lord Jesus also determined the prayers are appropriate, divine mercy divine. Quindi qui adesso Gesù dice anche come devi fare questa preghiera, no? Così sei in linea con la regola dei cattolici, diciamo, no? Sembra molto bello questo, no? Fai di tutto per fare le stazioni della croce, no? Ma se proprio non ce la fai perché sei pieno di altre ora e labora, cioè lavora, stai pregando, stai facendo altre cose che ti dicono i preti, almeno dice, almeno cerca di trovare un po' di una cappella, trova una cappella di un prete e adora il Santo Sacramento, cioè, insomma, di continuo ho preso queste parti del libro perché di continuo nel suo libro di Faustella ci dicono che dobbiamo andare in chiesa, dobbiamo andare in chiesa, dobbiamo, e soprattutto è Gesù che gli ha detto, questa è la cosa, l'orrore, perché se tu vedi la Bibbia, insomma, un po', dove sono queste? Ma me l'ha detto solo a Faustina, scusa, che cosa vuoi vedere nella Bibbia? La Bibbia dice altre cose, però a lei, a Faustina, che è la nostra carina, e ha detto così e noi dobbiamo credere, scusa. Lei è una santa, l'ha santificato the Pope. She pays visits to Bishop.
Quindi Gesù adesso gli ha detto: vai dal vescovo Gelbrzgowski e annuncia a lui che Gesù vuole creare una nuova congregazione, pura propaganda, pecore che ci arrivi. Ma tu, Pecorella, scusami, Laura, tu l'hai letto il libro di Faustina, per caso? Perché io, stronzo, che non so niente di Faustina, sono andato a leggere il libro. Tu l'hai fatto? O hai visto solo il video, Laurella? Ah, un'altra domanda, Laurella. Tu per caso l'hai fatto il vaccino? Così, no, lo voglio sapere. Perché voglio capire, perché magari mi parli tutta da intelligente, tutto, però intanto. Secondo me l'ha fatto, però tu mi dirai no. You bless whosoever approaches your race. Eternal, oh eternal love, you command your sacred image to be painted and reveal to us the inconceivable fount of mercy. You bless whosoever approaches your race. Quindi qui i raggi che facciamo vedere, benediranno tutti questi raggi, 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 luce, 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 Lucifero. E soprattutto perché questa immagine? Qui a un certo punto proprio lo dicono apertamente nel libro, c'è scritto God's Son. And I know that they will be all blossom. Quindi dice. Lei a un certo punto parla a Gesù, Fausto, lei Fausto, dice: ho migliaia di ghirlande e so che stanno per sbocciare quando il sole di Dio, cioè Lucifero, cioè non dice il figlio di Dio che è God's Son, S-O-N, ma S-U-N è sole, è Sunday, è domenica. Insomma, è molto, se uno ha gli occhi, diciamo, giusti, può vedere molte cose puzzolenti qua, diciamo, come puzzer. Will shine on them. Quindi, quando i raggi del sole, cioè Lucifero, colpiranno, questi migliaia di fiori che ho in testa sbocceranno. Amazing! The Lord begged the Lord to be good enough to give to understand what I should do next. Quindi lei prega il Dio, così gli dice quello che deve fare dopo, cioè che sarà ovviamente un qualcosa legato alla Chiesa, ovviamente, che promuove la Chiesa, i preti, diciamo. E a quanto pare il Gesù gli disse, e poi sentì queste parole: vai subito a Varsavia. Varsavia, lì dove ci sono i preti, vai lì. Apparentemente ha detto Gesù. Amazing. Siamo alla fine quasi. I heard the words, go to that priest. E quindi Dio gli disse: vai da quel prete, il fratello James Dobrovolski, pastore della San Giacomo, parrocchia di San Giacomo, e di a lui tutto. Lui ti dirà quello che devi fare dopo. Cioè, vai dal prete, dice Gesù. Mannaggia. Qui, I saw Our Lady visiting the souls in purgatory. The souls. Quindi, qui parlano di purgatorio. Quindi, è un nonno. È un nonno, nonno, nonno. Perché per uscire dal purgatorio tu devi pagare il prete, devi dare cose. Ma ti ricordi tutti i coglioni che andavano dal Papa proprio con soldi e soldi e valanghe di soldi, perché loro cambiarono, inventarono questa purgatoria, eh? Così che diceva: ah, se vuoi liberare anche i tuoi parenti che stanno in purgatorio, adesso dammi i soldi. E tu, coglioni da tutta l'Europa, si misero in cammino per andare dal Papa e dare i soldi, così liberavano dal purgatorio queste anime. E in questo momento si sta dirigendo alla Maria, che loro qui chiamano The Star of the Sea, la stella del mare. Questa è la stella del mare, come vediamo.
stella del mare, stella 8 punto ovunque, ma ovviamente se uno si trova bene, uno fa gne 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 gne, non voglio vedere, cioè, che è inutile, lo so che sto parlando da solo adesso io. Però insomma, Star of the Sea, stella, mare nella Bibbia, è una metafora per popoli e nazioni. E questa stella, che è un pentagramma, diciamo, la stella, no? Sta guidando questa marea nelle acque buie del mare, diciamo, lei è tipo la guida, no? Che ti fa vedere la luce, no? E la vediamo anche qua. Perché Venus, insomma, anche questa stella dell'est, no? Anche vista come Venus, quindi il mare, popoli che devono seguire questa stella. Questa stella è il pentagramma, diciamo, no? Però comunque sì, insomma, abbiamo fatto. Che dice? Forse sarà l'ultimo questo, insomma. Sorella Henry, non so perché ci sono tante sorelle qua che hanno nomi maschili, stava morendo. A few days later she came to me, alcuni giorni dopo lei venne in spirito a me, dopo che era morta, pregandomi di andare dalla madre direttessa di queste sorelle. E dire, di chiedere, ask her confessor, father respond, to offer one mass for her and three ejaculatory prayer. Quindi venne in sonno, in spirito, si sognò il Henry qua, un nome maschile di questa sorella, che gli chiese, ah, dia al prete di offrire una messa per me e anche tre preghiere eiaculatorie. E io ho detto, ma sicuramente ho letto male, c'è qualcosa che non va qua, no? Sono andato a vedere, effettivamente questa cosa esiste. Ho letto su internet, per dire, no? Devo un po' di ricerca. Il saluto angelico è la preghiera che più piace a Maria, ma quando il tempo è breve possiamo invocarla anche con una sveltina, con brevi preghiere eiaculatorie. Ok, io credo che sia abbastanza, ma non so perché continua questa presentazione, non ce la faccio più per me. Questo è l'ultimo che dici qua. Jesus told me to go to Mother Superior. Per qualche ragione Gesù dice sempre di andare da qualche prete, da qualche superiora. Ah, amazing, molto incredibile questa cosa. Invece Gesù, da quello che so io, dice, indicava insomma, Dio, non l'uomo, diciamo. Comunque sì, questo è quanto. E spero, insomma, che sia stata un'altra video di rivelazione, diciamo. Ma se volete più rivelazioni, andate da Dio. Io sono un semplice coglione. Ciao. Ok, abbiamo problemi a spegnere il video. Vedremo che ci sarà da combattere un po', a quanto pare. Che continuo a registrare mentre io ho detto basta, ma vediamo se funziona adesso. No, mi dai questo suono strano e io non so veramente come fare. Stoppare. Cioè, Ctrl Shift O, ho sempre fatto così. Mi consente? Potrebbe per favore spegnere il video perché non ce la faccio più.